recupero della centralità della relazione e dell'individuo e riscoperta e valorizzazione del welfare sussidiario. È in questi auspici che si condensa lo scopo del Lab Forum Nazionale 2010 dal titolo Simmetrie educative per la prossimità relazionale del territorio, organizzato il 17 dicembre dall'unità operativa FlyLab dell'ISFOL. Fanno da sfondo le priorità della nuova strategia Europa 2020 lanciata nel marzo scorso dalla Commissione europea per lo sviluppo di una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Lab Forum, svoltosi a Roma nelle sale monumentali di Palazzo Lo Spigliosi, è stato occasione per proporre azioni di orientamento e diffondere metodi e approcci partecipativi utili per il sostegno della programmazione territoriale e della progettazione integrata. Forte il richiamo ad un confronto tra soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'educazione, istruzione e formazione per favorire lo scambio di conoscenze, ma anche un richiamo a un impegno comune per individuare le giuste strategie per valorizzare le risorse educative e formative del territorio. La sfida educativa si traduce nella costruzione di percorsi collaborativi per lo sviluppo e la tutela del bene comune, allo scopo di combattere l'impoverimento del territorio e delle reti sociali con le armi della sinergia delle competenze, della responsabilità partecipativa, della ricettività orizzontale e delle capacità decisionali. In questo senso, creare simmetrie significa produrre senso di appartenenza in un sistema reticolare e policentrico, vivere le relazioni in prima persona, ma anche saper leggere la complessità del reale, avendo coscienza della potenzialità delle reti territoriali e mettendo in gioco competenze relazionali avanzate. Parole chiave in tal senso sono progettualità partecipativa, autogoverno, welfare sussidiario. I lavori aperti da Domenico Sugamiele, direttore della macroarea politiche e sistemi formativi dell'ISFOL, sono stati guidati da Patricia Pagoto, responsabile dell'unità operativa ISFOL FlyLab, e hanno visto la partecipazione di Paolo Branca, docente di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il quale ha tracciato una disamina delle opportunità e degli ostacoli allo sviluppo dell'intercultura nella società postmoderna. Antonio Romano, docente di brand design alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma, ha invece focalizzato le connessioni tra identità territoriali e comportamamenti individuali virtuosi, nel recupero dei patrimoni del territorio, cogliendo le eccellenze del passato e le progettualità del futuro. L'obiettivo della costruzione di un futuro sostenibile e plurale va dunque di pari passo con la crescita di ogni comunità professionale, laddove partecipazione è sinonimo di ascolto e di apertura alla voce dell'altro, come ha argomentato Giuseppe Ferraro, docente di filosofia morale all'Università Federico II di Napoli. Thank you.